Castelfidardo, poi è diventata un'azienda importante in quanto ha iniziato a far parte del gruppo BaFin prima, quindi una finanziaria, poi è stata rilevata dal gruppo Elica con Casoli, diciamo, il principale azionista. Abbiamo continuato a lavorare nell'elettronica, a raggiungere livelli molto alti, lavorando per clienti come IBM, National Instruments, Cisco System, Alcatel, Barco, che è straconosciuta per i digital cinema. E eccoci qua, siamo qui fuori dall'azienda in quanto a luglio dell'anno scorso siamo stati acquistati da un gruppo finlandese, E4, quindi non sappiamo il perché per come oggi ci troviamo qui fuori. Dunque l'azienda che la E4 ha rilevato, senz'altro, cioè la nostra Roal, non era sicuramente un'azienda in perdita, tutt'altro, un'azienda che ha sempre lavorato bene. E sicuramente siamo nella giungla in un mercato dell'elettronica dove è sicuramente difficile fare dei fatturati stabili anno dopo anno. Però tant'è vero che l'azienda ha diversificato il suo prodotto da un prodotto di mantenendo i prodotti di fascia alta, ma diversificando e mettendo sul mercato anche prodotti di fascia bassa di produzione Cina. E se poi il fatturato è mancato per qualche milione quest'anno, cioè nel 2013, è semplicemente perché i prodotti di fascia bassa non sono stati venduti come si pensava potesse essere. Quindi di quanto parliamo? Quant'è il fatturato della Roal? Dunque nel 2012 abbiamo chiuso sui 39,5, quasi 40 milioni, mentre nel 2013 si è chiusa a 33 e qualcosa milioni di euro. Quindi la E4 ha sicuramente preso un'azienda in salute con clienti nel mercato mondiale, internazionale, soprattutto americano, e diciamo che è il mercato che loro puntavano, perché loro sì sono presenti, sono forse conosciuti in Europa, ma come produttori di power supply per aziende come Ericsson, Siemens, Nokia, quindi aziende europee, non sono conosciuti senz'altro fuori, per cui avevano bisogno di un marchio nostro conosciuto in tutto il mondo. E ribadisco, è stata sicuramente un'azione puramente commerciale. Ci sono state già altre delocalizzazioni in passato nella Roal con altrettanti licenziamenti di lavoratori italiani. E i risultati di queste operazioni come sono stati? Effettivamente ancora non abbiamo visto un frutto di questa delocalizzazione. 8 anni fa hanno deciso di andare in un plant low cost in Tunisia perché dicevano che per la sopravvivenza della Roal dovevamo sacrificare delle persone, delle famiglie per avere un incremento del nostro fatturato. Sono 8 anni ormai che la Tunisia è in piedi, ma non abbiamo visto risultati, nel senso che delocalizziamo ancora in Tunisia, ma non nel plant nostro, ma bensì in un plant sempre in Tunisia che ha un costo minore del nostro. Quindi tutti quelli che sono internamente pensano che questo sia stato anche un errore strategico di mettere su un plant che poi non ha mai funzionato, considerando che sono state persone che anche sono qui oggi, nei 51, che hanno fatto altro che andare in Tunisia mesi e mesi per cercare di portare a un livello qualitativo e produttivo come quello che era in Roma. Quindi noi, come ho detto prima, anche la mia collega, pensiamo che questo sia stato solo esclusivamente uno shopping dell'eccellenza italiana.
ancora un'altra volta l'Italia perderà un'eccellenza che possiamo dire a livello mondiale per soltanto per la speculazione dei manager che forse non erano all'altezza di proseguire il cammino fatto dagli storici padroni Roal, portando a un disastro di questa maniera qua. Quello che noi purtroppo pensiamo è che noi siamo fuori ormai 51 perché l'azienda ha deciso che non vuole tornare indietro, ma sicuramente per i restanti 90 non pensiamo, visto che ad oggi non hanno dato una proiezione di quello che faranno la Roal. E di conseguenza per quello che i sindacati, la regione e il comune pensano è che sicuramente Roal, questo stabilimento qua, non ci sarà più, perché 50 persone in questo stabilimento, diciamo, è uno spreco di denaro. Tra l'altro l'I4 non è padrona dello stabilimento, quindi significa che loro sono in affitto, possono andare alla baraccola in un'altra parte, prendere 3 uffici e tranquillamente fare commerciale. È ora di dire basta a queste delocalizzazioni selvagge, perché l'azienda non può aumentare i loro profitti con sopra la pelle dei lavoratori. Basta. In Francia già hanno fatto delle regole antidelocalizzazioni. Bisogna che le facciamo anche noi. Vale che questa è un'azienda praticamente a livello sindacale, noi non abbiamo più l'interlocutore, in quanto la realtà è che questa azienda non ha un piano industriale, quindi sta rifiutando qualsiasi incontro poiché non ha interesse a salvaguardare l'occupazione con ammortizzatori sociali e quant'altro, perché in realtà è che non ha nessun piano industriale, vuole tagliare gli esuberi e basta. Dunque, facciamo un appello agli altri lavoratori della zona, non solo, anche ai cittadini di Castelfidardo possibilmente, di essere qui a darci una mano, essere solidali con noi, perché il qualunquismo non serve e quello che sta succedendo a noi oggi può succedere anche a loro domani, quindi non siamo degli appestati, si facciano vedere, siano solidali con noi e comunque sia... Questo è il frutto di quello che è questo paese, un paese che sta naufragando sulle delocalizzazioni, perché c'è anche una politica portata avanti dalle istituzioni che non difende la povera gente e permette a questi padroni di fare tutto ciò che vogliono. Parole sante. Quindi bravo. Siano solidali con noi e non ci lasciano soli.